A 500 giorni dall'inizio di Expo 2015, a Palazzo Lombardia si è svolto un incontro per fare il punto sullo stato dei lavori e per parlare dei contenuti al centro della manifestazione sintetizzati nel tema Nutrire il pianeta, energia per la vita. Secondo un sondaggio condotto da Demoscopia per conto del quotidiano Il Giorno, il 54% degli intervistati vede positivamente l'evento e se il 22% è indifferente, c'è un 13% che ne vorrebbe sapere di più. Con la leale collaborazione tra le istituzioni, i ritardi si stanno colmando, detto il governatore lombardo Roberto Maroni. Stiamo recuperando questi ritardi che si sono accumulati negli anni passati nella realizzazione delle infrastrutture. Sono venute alcune buone notizie da Roma in questi giorni per quanto riguarda i finanziamenti che attendavamo. Sabato qui ci sarà una cosa molto importante, la firma del closing finanziario per la TEM che ci permetterà di non perdere il finanziamento pubblico di 330 milioni di euro. Stiamo lavorando con la massima intensità e quindi io sono ottimista. C'è un po' di fiatone però. Beh, è una sfida, io la vedo così, perché il 30 aprile 2015 tutto deve essere pronto. Normalmente in Italia le opere pubbliche vanno sempre oltre. Noi abbiamo la sfida e la convinzione di potercela fare, di arrivare a quella scadenza. Non si può andare oltre, quindi tireremo fuori il meglio nella realizzazione di questo grande evento. E sono ottimista che ce la potremo fare, c'è una buona collaborazione tra le istituzioni, su questo il governo, solo su questo, ma su questo il governo sta facendo bene e quindi sono ottimista. Per la riuscita della manifestazione.